Ragazze, allora oggi voglio reintrodurre una serie di video che avevo smesso di fare perché non se lo guardava nessuno, però ci voglio riprovare. Se anche stavolta mi dite che non ve ne frega niente, vabbè, passiamo ad altro. Voglio farvi vedere le cose molto in stile Sistiana del mese che ho preferito. Quindi tutte le cose random su cui ho qualcosa da dirvi, come il cibo, i trucchi, film, musica, applicazione, un mischione. Anzi, se avete qualche categoria da suggerirmi, ditemela giù nei commenti. E ovviamente varieranno ogni mese perché non è che tutti i mesi ho le stesse cose da dirvi. Allora, iniziamo dal cibo, la parte un po' più interessante. Sto morendo di fame, come sempre. Quando faccio i video ho sempre fame, cioè, ma dai. Questo qui è il pane che sto mangiando negli ultimi mesi ed è il buon pane, è la prima volta che lo leggo. Gris Italia, pane integrale biologico. Allora, vi faccio vedere questo pane perché io faccio sempre fatica a trovare un pane completamente integrale che non contenga strutto. Questo qui ha solamente farina integrale, io lo compro all'Esselunga e non c'è lo strutto ma l'olio d'oliva, quindi a me piace un sacco e anche come sapore non ha il classico sapore di legno che ha di solito il pane integrale. Questo qui è buono. E quindi tra tutti i pani, si dice pani, boh, integrali che ho provato, questo qua è quello che mi piace di più. Un'altra cosa, sempre integrale, io ve l'ho detto, ormai mangio solo ste cose, quindi vi sto facendo vedere delle cose che secondo me quelli che mangiano di tutto diranno che schifo, però io, sapete, ormai mangio così, quindi queste cose mi sono piaciute un sacco. E tra l'altro quando le vedevo pensavo che facessero schifo, perché vabbè, le vedete qui tutte un po' così rangrinzite, invece sono buone. Sono tipo delle fette biscottate di segale, sempre integrale, e mi piacciono. Anzi, tra l'altro, ne avevo comprato un pacchetto, le avevo aperte, messe nelle scatoline, perché così nei giorni non fanno schifo poi col tempo. E mia mamma se le ha mangiate tutte. Io ho un brutto carattere, sono un po' possessiva sulle cose che mi compro da mangiare per me, mi ero arrabbiata tantissimo. E quindi se le ha mangiate lei, probabilmente veramente non fanno schifo, perché è una buon gustaia. Quelle normali non le ho mai provate e vorrei provarle, ho preso solo queste integrali. Ultima cosa di cibo preferito del mese, non è un cibo ma è una bevanda, ed è il latte di riso. In realtà io volevo farvi vedere un'altra cosa, però l'ho finito, non ce l'ho più, cioè il latte di riso al gusto cocco. Che mi piace da morire. Adesso non mi ricordo la marca, mannaggia. Se andate all'Esselunga sicuramente lo trovate nel settore in cui c'è il latte di soia e tutte queste cose così. Perché il latte di riso sì, mi piace, quello lì è veramente troppo buono, solo che costa 3 euro al litro. Quindi ho detto, vabbè, ogni tanto lo prendo, però evitiamo, dato che io ne bevo due confezioni alla settimana, più o meno. Io non è che li sostituisco al latte vaccino, li bevo perché mi piace berli magari a merenda al posto dell'acqua, vario un pochino, ogni tanto un bicchiere prima di andare a dormire. Mi piace come sapore, quindi bevo queste cose. Le canzoni invece che ho ascoltato questo mese sono parecchie, perché a me piace tantissimo ascoltare la musica. Non mi piace stare in silenzio quando faccio le mie varie cose in casa, mi piace sempre avere un sottofondo musicale, quindi ascolto veramente tanta musica. Poi col fatto che ho scoperto che se mettete Spotify sul computer potete scegliervi le canzoni come se fosse iTunes con le vostre canzoni scaricate, anche se non avete l'abbonamento. Allora, viene da ridere perché so che moltissimi mi insulteranno. L'ultima notte al mondo di Tiziano Ferro, a me piace troppo. Mi spento e non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo sorriso dolce in questa neve bianca. Adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo. Non è fretta. Sì, non so neanche le parole. Cercare di cantare canzoni di cui non si sanno le parole, va bene, ma in realtà le so. Un'altra canzone che invece mi piace da morire, secondo me questa qua dai piace a tutti, è di Meghan Trainor, se la trovo, ok, e si chiama Title. Baby, don't call me a friend. E poi andiamo sul banale Love Me Like You Do, che è la colonna sonora di 50 sfumature di grigio, che tra l'altro io, ragazze, vabbè, non c'entra niente, però l'ho visto, tutti scandalizzati, oddio, ma è un film normalissimo. Se non ci fosse stata tutta questa attesa,
Secondo me nessuno avrebbe criticato o amato così tanto questo film, perché veramente è un film banalissimo come qualsiasi altro film d'amore, solo che si vede qualche scena di sesso in più, ma poco. E la colonna sonora secondo me è veramente molto bella. Love me like you do, la la love me like you do. Touch me like you do, ta ta touch me like you do. Mi faccio ridere da sola, va bene, continuiamo. L'applicazione del mese in realtà l'ho scoperta una settimana fa grazie a Michelinia e sarebbe Runtastic, però è talmente una figata che me ne devo troppo parlare perché la uso da poco, però mi piace un casino. E praticamente serve se andate a fare delle camminate, prima di andare a camminare schiacciate start e lui vi segue per tutto il vostro percorso, vi dice quanti chilometri avete fatto, a che velocità state andando, per quanto tempo state camminando, quindi è carino, soprattutto se appunto andate a fare le camminate e vorreste andare a una determinata velocità. Però ovviamente se camminate non sapete a quanto state andando. E questa applicazione ve lo dice, vi dice quanti chilometri avete fatto. Sempre dall'applicazione potete gestire la musica, quindi siete dentro all'applicazione e avete la bandina per cambiare le canzoni dall'iPhone. È gratis, tra l'altro, quindi fantastico. Ci sono delle funzionalità aggiuntive per cui bisogna pagare 5 euro, però niente di indispensabile. In pratica statistiche avanzate, obiettivi, nessuna pubblicità, diciamo delle cose in più che secondo me, ok, se ce l'hai bene, però se non ce l'hai ti può allenare comunque. Nota negativa però, serve il 3G, serve internet. Pensavo di no, perché comunque funziona con il GPS e il GPS in teoria, anche se non c'è internet, dovrebbe funzionare. Invece serve internet, però vabbè. Io ho il problema che l'iPhone mi sta abbandonando la batteria, quindi dura veramente pochissimo, fate tipo 3 ore, se va bene, poi si spegne, infatti devo assolutamente portarlo a riparare. Però mi scoccia perché ogni volta dall'Apple ti svenano appena entri, quindi sto rimandando il più possibile. Però ragazzi, veramente, questa applicazione io vi consiglio di darle un'occhiata. Runtastic si chiama, io oggi ho fatto 4 km in 35 minuti. Le altre applicazioni invece sono sempre quelle, sapete che io non amo riempire l'iPhone di applicazioni che non uso. Passiamo ai trucchi invece e poi per ultimo lascio le caramelle. Allora, iniziamo da questo gioiellino meraviglioso che quando l'ho visto veramente sono rimasta a bocca aperta perché è veramente stupendo, proprio un gioiellino, che è questa terra di Lancôme. L'unica cosa che non mi piace è che purtroppo, essendo così specchiata, appena lo toccate lascia tutte le ditate, ogni volta devo mettermi lì a pulirlo, sennò sta male. Il pennellino che c'è dentro io non l'ho mai usato perché io ovviamente uso i miei soliti pennelli, però volendo c'è. E poi questa terra che tra l'altro ha un profumo veramente, lo so, ogni volta mi metto qui ad annusarla perché è troppo buono, sa di profumeria, è veramente meraviglioso. E la sto usando tanto, mi piace, perché adesso col fatto che c'è bel tempo e sto un po' fuori al sole, mi sto abbronzando, non che io di solito sia bianca, però con un pochino di colore in più, questa qui è leggermente aranciata con dei micro riflessi, sta da Dio, risalta ancora di più la pochissima abbronzatura che mi sto prendendo, che mi è rimasta dalla Thailandia. E questa qui che ho io è la 06 Belle de Cannelle di Lancôme, appunto. Una cosa che invece non mi aspettavo che mi piacesse, perché io di solito sti prodottini qui li snob, forse perché da Kiko tutte le volte che andavo a comprare erano sul bancone, quando andavi alla cassa te li volevano per forza vendere, e quindi sto prodotto non lo so, è iniziato a starmi antipatico. Questo qui però è di NYX, è il Chunky Dunk ed è carinissimo, invece mi piace un sacco, è molto naturale però dà un bel colore alle labbra, non è come tutti quei prodottini semitrasparenti anonimi, ha un suo carattere, non lo so, fa la differenza secondo me, vale la pena provarlo. Ed è nella colorazione 03 Room Punch. Altro prodotto
che amo alla follia è questo smalto che ho su, è la seconda volta che lo metto, è di L'Oreal ed è il numero 133 Color Rich, è molto bello, è un color, non lo so, mi viene da dire peonia, non so se c'entra niente, però lo vedo e penso alle peonie, c'entra qualcosa e mi piace troppo. L'unica cosa è che è un po' poco, sono solo 5 ml di prodotto, quindi peccato, spero di non finirlo presto, però è molto bello come colore perché secondo me è primaverile, però non è troppo sbarazzino, non è banale come il solito color pastello. Un'altra cosa di cui volevo parlare per forza, perché non ho mai visto nulla di simile, è l'Incredible Mascara di Eva Garden. Allora, ha uno scovolino minuscolo, che tra l'altro ho visto che è simile, secondo me, al nuovo mascara di Sephora, sapete quello che adesso tutte amano, con il packaging simile ai mascara di Maybelline, un po' cicciottino nero. Ecco, lo scovolino è tipo quello, cioè è piccolino, non prende tutto l'occhio ed ha dei seghettini. Io e le mie descrizioni sui prodotti andiamo d'accordo. È come se fosse fatto a dentini piccolissimi, però appena le ciglia entrano a contatto con questo scovolino si moltiplicano all'infinito in una passata. È incredibile. È uno degli unici mascara insieme al nuovo mascara di Benefit che riesco a usare senza le ciglia finte. Ci siamo ragazze, abbiamo smesso di registrare come sempre. Comunque stavo dicendo che tra i due mascara quello che mi fa più l'effetto sbam è sicuramente quello di Eva Garden. Sono entrambi carini, ma questo qui è, boh, è qualcosa di mai visto, è troppo bello. Allora, passiamo all'ultima cosa, come vi ho detto, le caramelle del mese. In realtà queste le amo sempre, però non le compro quasi mai perché un pacchettino così lo faccio fuori tipo in 20 minuti, perché io ho una brutta malattia, ce l'avevo anche quando ero piccolina, i miei mi compravano le cicche, io mi mettevo tutte le cicche in bocca, tutte le cicche che c'erano nel sacchettino in bocca, finché non mi esplodeva la bocca, non ci stavano più e sputavo tutta la cicca gigante e quindi mi facevo fuori un pacchettino di cicche in 10 secondi. Il vizio mi è rimasto, quindi stessa cosa faccio con le caramelle. E queste qui le compro da Tiger, sono alla liquirizia salata della Läkerol e sono troppo buone. A mia mamma non piacciono, ha detto che secondo lei sanno di detersivo. Però boh, a me piacciono un casino e due di queste costano un euro, quindi veramente pochissimo. Mi stavo già dimenticando, vedete, meno male che mi faccio le liste, perché sennò ciao. Volevo parlarvi anche di un libro che mi è piaciuto tantissimo, cioè Un giorno di David Nichols. Mi è piaciuto molto, è particolare, non vi voglio dire niente. In pratica è la storia di questi due ragazzi che si conoscono l'ultimo giorno di università, la sera della laurea, diciamo così. Da quel momento inizierà la loro amicizia molto travagliata. Da quel momento inizieranno a vedersi per un solo giorno all'anno per 20 anni, finché poi succederanno varie cose. In realtà esiste anche il film di questo libro, appena ho finito di leggerlo sono subito andata a vederlo e mi è piaciuto. Ovviamente i personaggi non sono approfonditi, non si riesce a conoscere i personaggi molto bene come dal libro, però anche il film secondo me non è male, è carino. Hanno fatto secondo me una cosa orribile, cioè per il personaggio principale maschile hanno usato lo stesso attore per quando aveva 20 anni a quando ne aveva 50, quindi si vede sto ragazzino palesemente ventenne con i capelli bianchi che dovrebbe imitare un uomo di 50 anni. Questa cosa veramente non mi è andata giù, infatti lo tipo ero così alla fine del film, delusissima. Però a parte questo, andate a dare un'occhiata alla trama, al libro, secondo me vale la pena leggerlo se siete un po' sulla linea sentimentale, cose drammatiche, cose un po' così. E niente ragazzi, queste erano tutte le mie cose preferite del mese. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, almeno capisco se volete vedere ancora preferiti, se veramente non ve ne frega niente, dai, ditemelo, almeno non faccio video per niente. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto, ciao!